mio percorso è un bel po' variegato, un percorso umano, insomma, di vari accadimenti che mi sono successi nella vita, accadimenti di relazione che poi hanno condizionato moltissimo appunto quella mia visione e le cose che racconto in questa relazione amorevole. L'amore amorevole è il modo in cui io ho chiamato questo approccio. Questo sistema di pensieri che a un certo punto sono emersi e sono tutti intersecati fra loro. Ho creato questa pagina Facebook, L'amore amorevole, che ha come sottotitolo Amarsi non basta, bisogna trattarsi con amore. La chiave di tutto è l'efficacia, cioè scoprire che non è scontato che solo perché ci stanno i sentimenti d'amore poi riusciamo a trattarci con amore e a star bene, a farci del bene. È proprio lì che spesso nasce il problema. Cioè noi proprio quando stiamo credendo di fare il bene dell'altro, a volte ci sfuggono delle cose e non gli stiamo facendo bene. Alcuni di questi testi sono un po' più, come dire, tecnici, nel senso che proprio cercano di far vedere in che modo magari una certa comunicazione, un certo modo di porsi non sta aiutando, e invece altre volte sono un po' più, come dire, filosofici, nel senso che allargano di più il discorso, cercano di cogliere i significati, insomma, gli approcci più ampi relativi alla relazione. Cercare di passare da un amore basato sul potere a un amore basato sulla creatività. Dobbiamo renderci conto che spesso le nostre relazioni sono basate sul potere. Molto spesso comunque stiamo vivendo una relazione basata sul tirare, sul forzare. Tutto secondo me nasce perché c'è una sottovalutazione di quanto siamo diversi e di quanto le diversità, solo quando cercano di stare in spazi stretti, iniziano a collidere in maniera forte. Allora proviamo a trovare un modo perché siano compatibili. Cerchiamo di utilizzare la creatività per risolvere il problema della nostra diversità. Riconoscere prima che stiamo utilizzando delle forme di potere, perché è normale, perché abbiamo dei bisogni, siamo umani, dovremmo cercare di imparare ad amarci fra umani e quindi fra esseri imperfetti. Adesso cerchiamo di prima darci legittimità e a quel punto di dire: ma come riusciamo ad incastrarci in un modo che funzioni? Da quel momento in poi non c'è più una relazione basata sul potere, ma inizia una relazione basata sulla creatività e sul rispetto delle nostre diversità. La categoria della colpa è un punto cruciale della relazione perché è lì che poi si scatenano i sentimenti più difficili e più di scontro. E come tutti, nella mia relazione di coppia, davo la colpa a tutta una serie di cose che non funzionavano alla mia compagna. Noi ci avviciniamo, umani come siamo e diversi come siamo, comunque in una certa porzione. Il nostro avvicinarsi risulterà aggressivo alle nostre identità e a quel punto arrivo a una conclusione pessima, perché arrivo a dire: visto che lo sai che mi fai male e visto che potresti cambiare, se non cambi è perché non te ne frega niente di me. E da lì in poi inizia un sentirsi ovviamente avviliti e quindi poi inizia uno scontro, uno scambio di rabbia, di insofferenze. Ci farà male. Poi, se ne siamo molto consapevoli, ci stanno tantissimi modi per rendere la cosa più dolce e addirittura positiva, nel senso che in realtà quando lo faccio bene, l'altro da me mi sta facendo crescere, mi sta facendo diventare a me altro e oltre. Organizzavamo degli incontri, anche molto spesso proprio
informali, molto comodi, salotti delle case, i salotti dell'amore, fatti con persone interessate, amici degli amici, che spargendo la voce di questo discorso, guardando la pagina, si incuriosiscono. E quindi poi ho iniziato a viaggiare per tutta Italia, quindi sto un po' diffondendo questo tipo di sguardo. Vengono tante persone agli incontri e il primo impatto è che gli scombussolo la vita, rompo certi schemi e faccio vedere cose totalmente inaspettate. Naturalmente però se stanno trovando senso in quello che dico, hanno voglia di metterlo in pratica e di realizzarlo. È incredibile come quando riesci a mettere in pratica alcune attenzioni che vengono da questa rivoluzione dello sguardo, la risposta dall'altra parte è fortissima, è immediata. E il fatto di partire da se stessi è proprio fondamentale, non esiste nessuna soluzione che arriva da fuori. Ci sono veramente tante persone che sia a livello interpersonale, sia a livello professionale, sia a livello sociale, delle situazioni in cui si trovano a vivere, stanno cercando di dare il meglio di loro e cambiare, cioè e accorgersi di alcune cose che non stanno bastando, non stanno funzionando. Per me l'Italia che cambia è questa speranza. Questa energia sparsa ma sempre più in connessione che si sta contagiando positivamente gli uni con gli altri. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia siamo noi.